Benvenuti nell'angolo igiene della Stazione Spaziale Internazionale. In particolare questo è il mio spazio, dove tengo le mie cose, dove vengo per lavarmi i denti e dopo gli allenamenti per fare una sorta di doccia. Per tenere organizzate le proprie cose sono molto utili queste buste. Si chiamano Comfort 1M, sono delle buste da toilette che ci mandano i colleghi russi. Mentre gli articoli di igiene stessi arrivano in una ziplock di questo tipo, e questi sono gli articoli di igiene per un collega per i prossimi 6 mesi. Gli articoli di igiene non sono molto diversi per la maggior parte da quello che avrete probabilmente voi nel vostro bagno a casa, quindi non so, qui vedete del dentifricio, uno spazzolino, deodorante, cose penso molto familiari. Per quanto riguarda gli asciugamani, dobbiamo essere abbastanza parsimoniosi perché qua non possiamo lavarli, non abbiamo una lavatrice. Ogni settimana abbiamo a disposizione un asciugamano nuovo di queste dimensioni e un piccolo asciugamano di questo tipo. Ora, io solitamente tiro fuori il mio set nuovo la domenica, quindi non è ancora ora, questi li rimetto via. E come vedete ho già qui gli asciugamani di questa settimana. Ogni 2 giorni però possiamo tirare fuori un nuovo, chiamiamolo asciugamano da campeggio, sono quegli asciugamani fatti di un materiale molto leggero, arrivano in queste buste, sono inizialmente asciutti e poi solitamente aggiungiamo dell'acqua e li usiamo appunto per lavarci. Il sapone arriva in buste così, alle quali bisogna aggiungere dell'acqua e diventano quindi delle buste di sapone liquido. È un sapone che non fa schiuma e che non necessita di grande risciacquo. Una busta di questo tipo deve durare all'incirca 2 settimane. Naturalmente non abbiamo qui l'acqua corrente, quindi utilizziamo delle buste anche per l'acqua. Hanno un'interfaccia particolare attraverso il quale è possibile attaccarle al distributore di acqua che è nel modulo accanto, nel laboratorio americano, e quindi adesso vado proprio a fare un giro lì per riempire questa busta e ci vediamo tra un minuto. Eccomi qui, ho riempito la busta con dell'acqua calda. Intanto vorrei farvi vedere come si comporta l'acqua in assenza di peso. Ovviamente non cade verso terra, ma tende ad aderire alla pelle per questione di tensione superficiale. Si comporta in maniera anche un po' bizzarra, se vogliamo, divertente. Ora ne ho messa molta sulla mano per farvi vedere questo effetto un po' particolare. Ovviamente sarebbe troppo, è difficile da controllare, quindi adesso l'asciugo. Però quando c'è il tempo comunque è possibile lavarsi in questo modo. Per esempio si può mettere un po' di sapone liquido e poi aggiungere un po' di acqua. E facendo attenzione per non fare degli schizzi in giro, si può lavare in questo modo. Non è proprio come una doccia, però devo dire che è abbastanza piacevole. Poi ripeto, io gli asciugamani veri e propri li tengo asciutti proprio per asciugarmi. Ora ovviamente questo è abbastanza laborioso, quindi non sempre c'è il tempo. Se ci si allena durante la giornata, per esempio a metà giornata, quindi dopo l'allenamento bisogna correre a fare un'altra cosa, ci vorrebbe troppo tempo, quindi bisogna accontentarci semplicemente di inumidire l'asciugamano da campeggio con dell'acqua e aggiungendo del sapone e strofinando la pelle in questo modo. Sicuramente meno piacevole, dà meno una sensazione di pulito, però è molto più pratico, molto più veloce, quindi durante la settimana molto spesso questa è la soluzione necessaria. Per quanto riguarda lavarsi i denti,
lo stesso principio del lavarsi i denti a terra, il dentifricio e lo spazzolino sono gli stessi, l'unica differenza è che chiaramente qui non abbiamo un lavandino nel quale si può sputare alla fine l'eccesso di dentifricio. Tanti astronauti lo inghiottiscono semplicemente per una questione di praticità, a me personalmente non piace, quindi solitamente sputo dentro ad un vecchio asciugamano, non è la cosa più elegante del mondo, ma quassù è necessaria. Per tagliarsi le unghie quello che si fa di solito è trovarsi una griglia di aspirazione della ventilazione, in modo che quando si taglia, io ho le unghie già cortissime, ma insomma provo a farvi vedere, il pezzo di unghia che si stacca immediatamente viene aspirato dal flusso d'aria e alla fine tutto quanto dovrebbe trovarsi su questa griglia, quindi basta avere a portata di mano l'aspirapolvere e si pulisce la griglia immediatamente. E per quanto riguarda i capelli, si inumidiscono con dell'acqua, anche lì è necessario fare un po' di attenzione per non fare troppi schizzi, e poi si aggiunge questo shampoo che non necessita di risciacquo, o comunque basta un risciacquo minimo, e quindi poi si massaggiano i capelli come faremmo a terra, e con un asciugamano alla fine si può togliere l'eccesso di shampoo, l'eccesso di acqua, sperando che se ne venga anche via la maggior parte della sporcizia.